Questo programma è offerto da Autonoleggio, PM Servizi, SRL. Affiliato Avis Budget Group presso Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme. Siamo precisi, siamo centrati. Centrati, siamo centrati. Buongiorno, buongiorno. Maria Chiara, buongiorno Lamezia. Buongiorno. Buongiorno a Domenico, buongiorno a Giovanni, buongiorno il nostro amico che viene si ci dice, trova, si Pasquale. Dì, ascolta. E la signora ascolta, Giovanni. Ascolta, si dice buongiorno a tout le monde. Ah, buongiorno a tout le monde. Tanto faccio. E apposta, allora, senza salutare a questo, a tout le monde, a tutti quanti. Allora, stamattina, cara Maria Chiara, sì? Dato che c'è l'incanto, hanno portato una bella pizza e la facciamo vedere. Mamma mia. È una pizza deliziosa, veramente bella, guarda qua. Mamma mia, mamma mia. Io me le mangerei tutte, ma... Tutto il bene del mondo qua dentro, va. Non me le mettere vicino al vino, mamma perché mia, io non me le posso mangiare. Odore. Mamma, so. Che odore che è bellissimo davvero. Lo so, purtroppo non le posso mangiare. Allora, che odore. Questa la spostiamo. Comunque, è la pizzeria Rosticceria L'Incanto. Sì. Pizzeria da sport, sì. Buffet per cerimonia. Consegna a domicilio. Sentite la parola, consegna a domicilio. Basta telefonare allo 0968 45 30 e 24 che va a arrivare a casa. E arriva subito. E va a arrivare subito. Va bene? Vi raccomando, poi salutiamo da via Salvatore Foderaro, Lamezia Terme, vicino a cosa, a via del Progresso, alle Tricconi. Va bene? E salutiamo ad Antonio e a Daniele. E la signora Maria. Ah, e la comare Maria. Ve la faccio vedere. Auguri a tutti, vi raccomando. Salutiamo anche la comare Maria, tua fan. La comare Maria che è tua fan, che ogni giorno ti segue, ci segue, insomma ogni giorno. C'è ogni una giorno. Signora che tiene 80 anni, no? Eh. Ed è brava, è una bella donna, una brava donna, no? Eh. Si chiama Angela Rametti, tutti i santi giorni ne vede, ne esce, guarda, non si stacca da SST Television. Eppure la comare Maria non si stacca da SST Television. Di salutarci a Tonino, lo saluto netti, quando salutando Angela Rametti, che te vuole bene. Allora, Albino, prima di iniziare di entrare nel vivo della nostra rassegna stampa, vediamo che cosa fa Bernadette in Belgio. Vediamo che cosa è successo oggi. Vediamo a voi il servizio. Il servizio. Un nuovo giorno, oggi è 9 dicembre e io sono arrivata a Schärfnovel, spero di averlo pronunciato bene. Sono appena arrivata e mi sono accorta, mi è subito balzata all'occhio, che ci sono tutti i parcheggi per disabili. Infatti anche questo è parcheggiato. Finisce il blu perché sono blu, ma ha il tesserino, quindi tranquillo. Oggi non abbiamo la arrancata di tutti i parcheggi blu per i disabili e sono liberi, quindi ottimo. Ci troviamo davanti alla Basilica di Nostra Madre. E praticamente questa basilica è una delle più visitate in Belgio, è stata consacrata nel 1627 e ha raggiunto lo status di basilica nel 1922. Andiamola a vedere. Un fortissimo temporale, c'è allerta rossa, quindi stanno tutti correndo a casa e andare appunto al riparo.
c'è cattivo tempo, ma noi non rinunciamo a un buon pasto, da bravi calabresi, da bravi italiani. Qui nonna Maria ha preparato i frittelli e la pasta con i fagioli. Siamo in Belgio, ma rimaniamo comunque calabresi. Qual è quella cosa che unisce due nazioni che non parlano la stessa lingua? Il calcio. Il calcio perché è una lingua, diciamo, universale, le regole sono sempre le stesse e quindi ora io sto per assistere ad una partita tra Belgio contro Italia. Qui in Belgio le partite di calcio, calcetto, vengono giocate all'interno di apposite strutture perché fuori non si può giocare visto le basse temperature. Ora vi faccio vedere un po' le condizioni di questo stabile. Io dal centro del Palasport vi comunico che abbiamo clamorosamente perso, ma volevo farvi notare che ora, appena finita la partita, la sala è stata divisa, perché da una parte inizieranno a giocare a pallavolo e da quest'altra invece stanno già montando il campetto da tennis. Quindi le strutture che funzionano e lo sport alla portata di tutti. E siccome la partita l'abbiamo persa, dobbiamo offrire. Allora, avete visto? Sì. L'immagine della nostra Bernadette che si trova a Parigi, in Belgio. Ah, scusa. Da Parigi? Parigi, là sì. È là, mamma mia. E quella è la distanza. Con la P come Parigi è Belgio. No, Belgio è con la P. Inizia con la P, Parigi è Belgio, è normale. Ah, tu va. Ma non si dice, tu dove vai? Non si dice dove vai. Non si dice. Comunque il B, Belgio, Parigi, sempre con la P. Belgio con la B. Lo so. Ma comunque, chissà come sarà oggi il tempo in Belgio. In Belgio non lo so. Però qua com'è? Non è che è tanto male. Scusami, non tu è mi hai detto che zelle zelle ieri. Che mi hai detto zelle zelle? Io l'ho fatto quelle vedo, io ho avuto un buon. Tutti questi termini che usi tu io non li conosco. Villi. Mi hai detto. Allora io dicono è villi il tempo, ma ieri è piovuto tutto il tempo, non è che ha smesso. Poi ieri sera io stavo stretta di panni. Piano. È villi. Piano sai che vuol dire? Sì, piano. Certo, piano. Allora aspetta, oggi ne abbiamo 10. 10 dicembre, mamma mia, 10 dicembre, fra 15 giorni è Santo Natale. Santa Claus. Santo Natale, c'è Santa Claus. Santa Claus, scusami, allora tu sai che in Belgio, dove c'è la nostra Bernadette, festeggiano San Nicola il 6 dicembre. E San Nicola chi è? È Santa Claus. Santa Claus. Per gli americani, Santa Claus. Santa Claus per tutto il mondo, qua lo chiamiamo Babbo Natale, ma è Santa Claus. Che bellezza. Salutiamo tutto il popolo di Instagram che ci stanno guardando. Salutiamo a tutti, salutiamo senza cagare nomi, cose. Salutiamo a tutto il mondo. Quindi ci invita a Instagram. Ecco qua. Quindi seguite la nostra diretta. Mi raccomando. Quindi abbiamo detto che il tempo è nuvoloso. Qua è nuvoloso. In Trentino pare che c'è buono. È in Trentino. A Genova pure buono. Ma qui, quindi a Sanremo è buono oggi, sì. A Sanremo. Ma qua è sempre buono Sanremo. Sanremo è come la mezza. Allora Sanremo fa un po' freddo. Sì, bisogna. Ma poi fa un freddo freddo secco, non è che è un freddo umido. È un freddo un po' più secco, però. Più secco è non di Afri. Perché Sanremo è sul mare. Sul mare, bravo. Allora quando noi alle 3 del pomeriggio andiamo in diretta, tu ti devi coprire bene. Perché fa un freddo, Albi. Mamma mia. Ha freddo, io mi metto normale. Non dai problemi. No, normale no. Io ti dico l'outfit te lo fa uno stilista. Tutti quanti si Ascolta, l'outfit lo fa uno stilista per te. L'outfit. L'outfit hanno un stilista per me. L'outfit. L'outfit. Il modo di vestire, no?
L'outfit. Ecco. E allora, quello te lo fa uno stilista che noi abbiamo ingaggiato appositamente per vestire il nostro albino. Questo lo volevamo dire. Allora, Maria Chiara, Antonio come sta? Lo salutiamo. Sta bene, salutiamo anche Antonio. Salutiamo a Francesco Sacco. A Francesco Sacco, Francesco Mendicino. Lo chiamiamo Ciccio Sacco. Ciccio Sacco. Meno 3 gradi. Allora in Belgio meno 3 gradi, la neve, povera bella, la troviamo congelata. Congelata. La salutiamo, ti saluta, stai che su Instagram ci sta seguendo, ricogliti. Senti, però a parte questo, voglio dire, andiamo a capire, oggi non c'è la ricetta. Oggi non c'è niente, però diamo una ricetta così al volo per chi da casa ci sta seguendo. Facciamo concorrenza alla Parodi, via. Una ricetta al volo. Oggi veramente facetevi due spaghetti alla marinara. Oh. Come si fanno al volo, via, così cotto e mangiato, via. Alla marinara. E come si procede? Si mette l'acqua a bollire. O se no vi facete due spaghetti alle vongole. Allora, come si fanno? Le vongole, bellissime le vongole. Belle, mamma mia, mai mangiata sabato io. Allora, come si fa? Si mette lo spaghettino, intanto si fa il sughino. Un po' di olio, un po' di aglio. E poi? Ieri mi hanno chiamato, poi stai attento quando dice un spicchio d'aglio. Così. Quando dice uno spicchio d'aglio, amma questi cammini. Non si sa mai dovessi cambiare. Meno male che mi hai invitato questa parola. E adesso infatti tu sei più Come ne segue la gente? Ci vogliamo bene. Ci vogliono bene, veramente. Ma diamo sta ricetta della pasta alle vongole. Allora, un po' d'olio. Un pezzettino di aglio. Uno spicchio di aglio. Minuzzato. Fa soffrire poco poco. Poi peggio dopo madurire. E come diciamo che i pomodori rotondi il nene? Patino. Basile. No, pacchino. I pomodorini patino. Patino. Sì, patino, via. Basino, allora, prendete poi i pomodorini basino e poi basino, ci piace chiamare. Dopo i pomodori c'erano le ciliegie, va. I ciliegi delle pomodori. Una cinquina, i minuzzati, bene. Se sono sei o sette non fa niente. No, che può venire rosso, un è buono. 5. Bene, accetto soffrire un po' che dopo ci state i vongoli. Ecco. E mamma mia. Ah. E poi all'ultimo prendete un po' di prezzemolo e lo mettete nella pasta. Belli. Fatevi questo oggi. Oggi è martedì. Sì. No. Martedì che mangia? No, si mangia pesce. No, venerdì. Senti, ma se non piacesse il prezzemolo, una variante? Vabbè, se non ti piace è un altro conto. Non mangi? No, non ci conviene. Granella di pistacchio. No, non ci conviene niente. Niente, in bianco, così, senza prezzemolo. Senza prezzemolo. Io c'ho un momento che mi piace. A me non piace, il prezzemolo non ce lo metto. Mamma mia, mi sento la pasta. Mamma mia. Ma mangerà mo. Che è successo? Ma mangiare a muovi, la pasta è buona. Ma adesso stiamo aspettando un'altra cosa. Ma che devo dare la pasta asciutta, Ma tu sai che c'è un amico che quando viene a Sanremo si prende sempre pasta e vongole, sempre. Lo salutiamo? Lo sai chi è? Te lo dico io. Mamma mia, lo salutiamo, lo possiamo dire in grande voce. No, diciamolo. Lui mangia solo pasta e vongole. Marco Cuda, il nostro telecamera. Comunque, è bravo però che... Marco, tu devi smetterla di mangiare pasta e vongole, continuamente pasta e vongole. Giovanni prova a dire, Marco, ma prenditi l'astice, prenditi caviale. Invece no, lui vuole sempre pasta e vongole. Ma ci va la spaghetti e anche sempre, la linguina. Linguine, sempre. La linguina, sai che è la linguina? Sì, la pasta, un'altra variante di pasta. Dove la canucci? Di pasta. Come una spaghetti, però ciucciatoide. Ecco, tu che cosa mangerai a Sanremo? Non lo so, io non penso che... Ma là mangiamo robe Sanremo, che buono. Robe Sanremo? Casarecce non le mangiamo. Già. Scusami, ma là c'è un sacco di pesce. Pesce, mamma, pesce mangiamo, che bella, ma sono belle mangiate i pesci. Quindi adesso lo stiamo dicendo dove il vai. Pesce ti fa venire la vista. Il pesce aiuta in molte aiuta cose. All'occhio. E lui, non avevo bisogno. Senti, quindi adesso stiamo dicendo ufficialmente dove tu vai. Non abbiamo problemi a dire che tu vai a... Vai a Sanremo. Speriamo.
Madonna, qui stiamo bene, guarda, cambio. Oddio. Guarda. Comunque, andiamo. Al di là di questo, di a Marco che deve smetterla di mangiare pasta e vongole, di prendersi un'altra cosa. E poi dove io le ho cucinato. E ma tu gli oggi pure adesso. Marco co. Capai, i vongole poi cominciano a risvegliare dentro lo stomaco e ti danno fastidio. Non è che ne può mangiare sempre. Bene. E allora dedichiamolo a tutti questo pensierino del giorno. Del giorno. Che bellezza stamattina, com'è bella. Ma che guardiamo? E dice qua, e io guardo sempre lo signore. Le opinioni si riproducono per divisione, i pensieri per germinazione. Mamma mia, che parola difficile stamattina. Chi lo dice? Chi lo dice? Jari Klaus. Klaus. Rileggilo. Ecco. Rileggilo. Chi lo Kair, come si legge? Ma perché non ci mettono un nome italiano? Ma questo si chiama Carlo magari in italiano, ma si chiama? Ah, Carlo Caruso. Come me, come me. Come si chiama? Karl Kraus. Karl Kraus, vabbè, Klaus hai detto buono. Hai detto tu buono. Caruso hai detto, però mo, no, potrebbe Klaus, come hai detto prima. Klaus. Karl Kraus. E allora, le opinioni si riproducono per divisione, i pensieri per germinazione. Che vuol dire? Questo che vuol dire? Le opinioni si riproducono... Ah, si germano. Germinazione vuol dire le opinioni, no? Che tu dici... io dico, lei dice, che è di conosco? Allora, questa è la mia opinione. È la mia opinione, che cazzo dici? Allora, quando tu dai un'opinione, no? A volte, magari un'opinione non gradita, le opinioni possono anche provocare una divisione, no? Certo. Quindi le opinioni si riproducono per divisione. Quando tu dai un'opinione, molto spesso, no? Possibile che sia che si venga poi fraintesa brava, anche se America. Poi le opinioni vanno dette, no? Brava America. Mentre i pensieri no, quindi i pensieri no. Sono diversi dalle opinioni, certo. Però è un pensiero questo discutibile, noi lo diciamo sempre, noi cerchiamo di interpretarlo, però chiaramente possiamo anche non essere d'accordo col pensiero dei nostri filosofi o letterati. Brava, ecco. Brava. Adesso sono stata troppo seria. Ma però si vede quando uno è laureata, però. Ma non c'entra questo, è l'indole, è una cosa leggete, che è dentro, leggete. È l'indole. Ma voi leggete, capito? Però da casa, diciamolo, bisogna leggere, vi raccomando. Pure un giornalino, va? Anche un fumetto, perché un fumetto. No? Anzi, i fumetti sono letture a tutti gli effetti, quindi... E allora, a proposito di letture, e non c'entra niente, però... Andiamo nelle chiese, ricordo. E no, non possiamo farlo. Suicide. Ma perché? Io guardo in cielo, perché io lo giudico come un signore, il nostro vescovo... Sua eccellenza Giuseppe Schillaci. Vesco. È un amore. È un amore. Ho detto tutto, è un amore. Lo salutiamo tutte mando un bacio. Le mattine. Lui ma così mi ha fatto. Albi, guarda a me qua. Albi, guarda a me. Che è arrivato, mamma Albino, mia, che è arrivato. Non perdere la concentrazione. No, prima diciamo i santi. Con gli occhi sempre rivolti. Sempre rivolti, salutiamo come tutti, facciamo se a tutti i sacerdoti. Mi raccomando, aiutate il nostro vescovo. Albino, non ti distrarre in questo momento. Albino, concentrati che da casa ci guardano. Non ci distraiamo. Non istraiamo, per favore. Allora, diciamo velocemente ai santi che stanno arrivando. Che sta arrivando una santa, sta arrivando. No, che ne sta portando. Allora, signor Santa può venire, signora Santa. Mamma mia, è questo. Guardate qui. Mamma mia. Ma oggi che, stamattina voi sapete che tempo cos'è piove. Questa è la Rosellara. Ecco. La chiamiamo la Rosellara noi. Ecco, che fanno i roselli, i castagni. Ecco, ma guarda che gioielli. E adesso, se la signora Giana mi porta un gioiolino, me le mangio in diretta. Che bellezza. Così facciamo anche. La facciamo, la proviamo. Sì, alle cantine pugliese trovate anche questo. Adesso ci porto un gioiolino, se no sporchiamo. Ma dico io, ci siamo distratti, i santi non li salutiamo più adesso. Dopo li salutiamo dopo. E dopo li salutiamo. Io come un bel estero sede. E cacciavano un bicchiere di vino però.
Ma se cominciamo già così adesso che è martedì, a Natale ci arriviamo, io non lo so. Ma non lo so come possiamo arrivarci a Natale. Ma dopo deve arrivare che da comunque il B, lo sai che a Natale si canta la questi stella. Questi sono Rosetti, no? I Rosetti era. Ne ho tanto dove informava. Dove informava? Dove? Sotto a Cenere. Sotto, pure, perché sotto la cenere? Via patata. Se tu prendi una patata, la lavi e la metti sotto la cenere dei bracci, no? Sotto la e dopo 10 sì. minuti la togli. Mamma mia, che bellezza. E Giovanna ne può sapere qualcosa. Giovanna, tu sai qualcosa di questa tradizione? Mi sono sporcato le dita. Vabbè, certo. Vabbè, ovvio che ti sei sporcato le dita. Allora, da parte bruciata non lo Poi come se mi un quattro tu. Bene, allora dopo te la mangi tu. Mi dispiace per chi da casa non le può assaggiare adesso, ma noi non sapore. È il vino, ma non è che la adesso mangiamo alla salute di tutte quelle che ci guardano. Ma un bicchiere di vino, no? Allora, ci starebbe un bel bicchiere di vino? No, per bellezza, ma no. Beh, poi intanto noi ce le mangiamo nel corso della rassegna stampa. Guarda, mi piacciono tutti, ti piacciono. A me piacciono, sì. No, poi tutte basta. Allora, Albino. Prego, accompagnate. Mamma mia, ma non ci andiamo più adesso. Andiamo a trusciare. Dobbiamo trusciare. Allora, spieghiamo che vuol dire trusciare, perché io sento sempre questo termine. Trusciamo, che vuol dire? No, che vuol dire trusciamo? Alla signora Maria Chiara. Grazie. Allora, qua ci sta Umbri, così. Qua. No, Maria però Chiara. Ci sta un brindisi. Dai. Un brindisi. Questo vino è bello e fino, un brindisi faccio a Mastro Albino. No, guarda, grazie. Grazie, cioè, è proprio il massimo. È muovivo, bella, bellissimo. Con tutta simpatia, io faccio un brand a me, a te e a tutti quanti. Ma alla salute, mo mi vivo davvero che ti piace. Certo che dobbiamo bene. Alla salute, in diretta. In diretta, non è che noi diciamo fesserie. Ma la goccia l'hai bevuto! Ma il vino, ma come si fa? Ma com'è bello sto vino, da signore. Venite alle cantine, pugliesi, venite che quest'anno il vino è venuto speciale. Questo è buonissimo, veramente buono, sì, veramente buono. È un vinello bello deciso. Oh, belli, trovate. Perché queste hanno le castagne, non sono tutte quante perfette, purtroppo. Alcune sono. C'è nel mangiamo dopo. Allora, ecco. Allora, stavamo dicprima di. Giovanna, mi ha sporcato. Non fa niente al vino. Stavamo dicendo prima di passare al vino. E i santi. I santi. Vediamo che santo è oggi. Quanti santi. La chiesa ricorda, i santi d'oggi sono. È importante, perché oggi è una grande festa. Beata Vergine Maria di Loreto. Bellissimo. Santa Eulalia. Che è sta Eulalia? Vergine Martire. E tutti vergini su. Santo Mauro Patriota. E dove l'hai letto Patriota? Patriarca. Martire. No, è martire. Che cagno è come? È martire. Niente patrioti, niente patriarchi, nemmeno badanti e martire. Non avevo dove? Io non è che lo posso fare la non goccia. Non deve avere cade che me ne sia male. Come le no, non fa male, noi abbiamo voluto l'indipendenza e va bene. Lo sai che bordere abbiamo avuto la dipendenza? La dipendenza. Che bordere? Bordere che abbiamo avuto la parità. La parità. 50 per te e 50 per me. Oh, quindi, siccome siamo in parità, le donne sono veramente indipendenti. Veramente io, siccome andrei io, alle donne cedere l'80 di l'80 cedere. Che poi in realtà è così. Io cedere l'80. In realtà è così. No, perché no. Davvero, gli eredi l'80 e l'80. Ma in realtà a casa tua chi comanda? Tu o tua moglie? Dimmi la verità. Io lo gioco un comando me stesso. E allora? Non è che comanda, ma una volta c'era che comandava l'uomo. Perché l'uomo lavorava, la donna era in casa, accudiva alle figlie. Ai tempi tutti dei Flintstone. Ormai non è più così. E l'uomo era il capo. Ai tempi dei Flintstone. Ma invece
Il capo non è che un uomo, ma sono tutti e due capo, ma hai capito? E lo so, perché la donna ha voluto la parità, i diritti, giusto, ha voluto riconoscere io sono i propri stato diritti ed è giusto così. Perché la donna... Ma tu ricordi diciamoci quando... cose, alla paesana, a femmina e femmina. Scusami, ma tu ricordi quando le donne, le prime minigonne, no? Ti ricordi le prime minigonne? Che è successo le prime, tanto con le minigonne? Via, una anzi, crisi proprio, la minigonna, invece è stata proprio... E si pittava. Ma ricordi tu negli anni 60, quando erano le prime minigonne, anni 60? Voglio sapere che ti ha spagnato dei mucciopedi, dei mucciomedi, che le comparano. I muccinelli. Ma io sto dicendo un'altra cosa. Hai capito? Tu ricordi quando le donne uscivano con le minigonne? Perché quella era proprio una rottura, no? Basta, noi donne siamo indipendenti, siamo donne forti, basta. E poi si è lanciata una moda. In realtà poi si è lanciata una moda. Ma la minigonna è della bellezza, vedete che belle gambe chiari, belle, veramente bei tempi, belli. Io sarei voluta nascere negli anni 60. Certe femmine grosse, no? Quella minigonna che gli guarda sono proprio. Bella molte di. Ma vabbè, però c'è da dire che ogni persona ha il proprio outfit. La minigonna mera a una donna, Mary a una donna che ha le gambe belle. Ascolta. Dove? Ogni donna ha il proprio outfit. Allora, l'hai visto tu ancora una volta la minigonna? No, perché non ne porto. Ascoltami. Ogni donna ha il proprio outfit. Quindi, che vuol dire che una donna un po' più robusta metterà cose consone per lei, una donna un po' più magra metterà consone. Capisci, ognuno deve star bene col proprio corpo. Ma è una grossa, ma che mi tenna meno conto. Ma questo lascialo giudicare agli altri. E tu non ti preoccupare, ognuno deve mettersi quello comunque che ormai ormai non c'è niente più. Ormai la cosa è andata troppo avanti. Siamo fuggiti veloci. Abbiamo andato veloci. E dove siamo andati? E tu ti hai data la visione. E dove siamo andati? Veloce alle cose. Troppo veloce. Comunque salutiamo e facciamo gli auguri all'Eulalia. A Mauro. Eulalia, a tutti i Mauro. Tutti i Mauro. Ma lei io lo aiuto questo però. Giusto, io lo aiuto. Sì, tutti i Mauro e Eulalia. Eulalia. E Eulalia. E a Maria, tutte Maria, le Marie, tutte le Marie, a tutte le Marie, tutte le Marie, tutte le Marie, le tre Marie come i panettoni. Beate, Vergine, Maria di Loreto. Oggi è una festa molto importante. Allora, tu sei mai andata alla Madonna di Loreto? No, non c'è domanda. La Madonna di Loreto è una Madonna importantissima, c'è un santuario bellissimo, però potremmo organizzare con la televisione. Ci va Giovanni, Giovanni. Portaci a Loreto. E che facciamo per andare giù? Portaci a Loreto, andiamo a Lourdes, facciamo così. Facciamo Padre Pio, il tour quello classico. Ma Padre Pio. Padre Pio. Io non sono mai andata a Padre Pio. Manco io ci sono stato. Poi andiamo a Loreto e poi ci fermiamo a Lourdes. Sì, andiamo io a Lourdes. Ci sono stato, poi scendendo ci fermiamo dal Papa. Tanto mamma col Papa mia, siamo così, padre no? Francesco mio. Padre Francesco. Ai mamma mia che mi vede Padre Francesco. Ecco, sì. E c'avevi ieri noi. E c'è stato uno per Cocò. Chi? Per Cocò e non abbiamo potuto ieri. Chi c'è stato? Uno per Cocò. Non ci abbiamo potuto ieri. Un qui proprio. No, avevi ieri, abbiamo già organizzato. Mi ripeti? Davvero abbiamo organizzato. Ma poi che cose sono? Già, io c'è stato il Proco. Il Proco c'è stato ancora che ci ha gettata. Allora, per favore, non è molto da ieri. Non voglio, stamattina, guarda, veramente, voglio salutare perché a me gli anziani, io ci voglio troppo bene, io non lo so, è più forte di me, io agli anziani ci voglio troppo bene. Veramente, perché sono come bambini, no? Poi come tu un bambino tu prie, tu fa, no? E gli anziani sono così. Voglio salutare tutte le persone che sono alla tamburella dal nostro amico Antonello Clocchit, al nostro amico Antonello che lo salutiamo. Salutiamo a tutti gli anziani che ci sono. Antonello. Gli anziani li chiamo, non li chiamo come dice vecchi, vecchietti, o i nonni. Ma da chi sono? E da... poi alla struttura di Sant'Antonio dove sono ancora gli anziani. Ma dov'è che Antonello? Clocchit. Come si dice Clocchit? Coclite. Ah, Coclite. Ma perché dico Clocchite? Io non lo so. Ma tu lo Antonello sai che il fratello Coclite. Tu sai Clocchite. Che il fratello di Antonello sì, è proprio lì col Papa. È per questo. Orazio Coclite. E lo salutiamo. Salutiamo pure ad Orazio. Ora, salutami assai il nostro Papa Francesco, che è un amore.
pure me lo lui. Saluti e me lo baci. Dici, ti bacia Albin. Albin. Oh, che non mi sente davvero? Va su Instagram. Da. Certo, ma perché. E voglio salutare anche sei. Papa Francesco ad Instagram. E Papa se tutto ci ha attaccato. A me non mi sente da. Lo saluto. Oh, Papa Francesco potrebbe, visto che è anche social il Papa, magari Papa Francesco, se tu sei su Instagram, seguici che Albin ti saluta, Albin ti saluta. Beh, allora, per oggi abbiamo finito no, qui. No, il tempo, il tempo, voi sapete com'è, c'è bisogno di un voto qui. Infatti, è nuvoloso, domani è nuvoloso pure. Infatti, il tempo... È nuvoloso, sta giovendo, è perché è nuvoloso, cagliolo. Quindi non possiamo uscire. Non possiamo oggi uscire. Oggi stiamo... No, no, possiamo uscire. Io mi ricordo, no, ti conto una fatta indietro. Tanto ancora, sì. Il mio editore ancora non è pronto. Ah, taglio. Vabbè dai, dici quello che stavi dicendo veloce, dai, di quello che stavi dicendo. No, quando mio papà veniva di Bolzano, mi portava certi scarponcini alti, belli, scarpuzzi, no? A mia e a mio fratello Maurizio, che lo saluta, Maurizio e tutta la sua famiglia. E poi noi per fare canate, che no? Come ne bagnavamo, i piedi ne bagnavamo, mentre mi entra i corni all'acqua. Tre cose dell'acqua, no? Erano belli che gli scarpuzzi, erano bellissimi. Tanto mi potevo mentire dopo mai potevo mentire. Vabbè, adesso hai altre scarpe bellissime, vorrei che saremo con quelle scarpe. E allora? Io mando subito la pubblicità per i nostri sponsor. Pubblicità, fa proprio, non vi spostate adesso e dite le vicine. Non cambiate. Unipolsai Assicurazioni, agente generale dottor Vincenzo Ferraro. Ci trovi a Piazza Rotonda 6, Palazzo Bertucci, alla Mezze Terme e a Chiaravalle Centrale, Corso Gregorio Stagliano, numero 395. Telefono 0968 44 8301 oppure 349 13 35 728. Ottica Center, i tuoi occhi al centro. Ci trovi al piano terra del centro commerciale Due Mari, Maida, in via Lucrezia della Valle a Catanzaro e a Parco del Sole a Maierato a Vibo Valentia. E allora, e dopo aver concordato che faremo un tour dei santuari, sì, dopo aver detto che faremo un tour dei santuari, quindi andremo nelle Marche per Loreto, andremo nel Lazio per il Papa, andremo in Francia per Lourdes, andremo in Puglia per Padre Pio. Adesso è il momento di presentare colui che ci porterà nelle Marche. Se no che non ci porta. Che ci porterà in Puglia. In Puglia, che ci porterà a Lourdes, in Francia. E che ci porterà nel Lazio. E ci porterà a Sanremo. A Sanremo, in Liguria, a Sanremo. Chi è? Però sta cosa non me la dimenticherò mai. Ecco, cioè? Salutiamo a Marco. No, Mario. Ah, Mario. Ciao. Qui il nostro amico, il nostro fratellazzo. Fratellazzo. Il nostro nipote. Va. Il nostro nipote. Sei un fratellazzo. Oh, ti posso offrire una bella, rosella. Bevi questo con la rosella. Ma te la scarto io. Scusate, una me la potete scartare. Morbella, dai. Ma te la porto da mondo. Ma mondamela anche a me. Ma io non lo so, io mi vedo una cattosa che c'hai per la moglie amore. Mangiate. Dai, mondamela un'altra pure a me. Come sta Mario e Giovanni Junior? Giovanni Junior sta bene. E Monello com'è? Ma quando muovo io? Stai venire da casa? E fa freddo, no? No, ragione. Com'è sto Giovanni Junior? È bravo, no, è bravo. Bravo, dai. Anche me devi trovare una tu buona. Dorme pure. Ma dai, stai scartando, vieni, morbo. Dorme, meno male, va. Che tosto. Meno male che questa notte si è messo a letto con mamma e papà. Che sei giù morto? Hai capito? Questa notte però, si è messo a letto con mamma e papà. Vabbè, comunque stavamo dicendo, colui che tutto può, che ci porterà a fare questi tour, Albi. Questi tour è il nostro Giovanni. Guarda che è una cosa che guarda io. Ma Giovanni che è senior. Giovanni Senior. Quindi a proposito di Giovanni Senior. A proposito, chi ti manda questa mattina, Mariuccio mio? Ma no, mi manda. Il vento? No, mi manda Giovanni De Grazia Senior, perché fino a 2 ore fa dice che doveva partire.
E invece non è partito. Ci ha fatto questa sorpresa. Ma guarda come trova. Guarda che pace che ti viene. Un nonno. Ecco. Da guarda casa non potete vedere un giustamente. Ma io non lo so. Mo, aspetta un attimo, lui è dentro la telecamera. Quindi... suo padre e figlio, ma orate sono. Io con i figli miei sono suore e prati. Sì, perché non abbiamo, ci hanno avuto da ragazzo, capito? Dopo che hanno avuto la parità, che vuoi? Ma che parità? Vabbè. Ma doveva partire. Il mio editore doveva partire. Ma non doveva partire il tuo editore. Se poi non è partito più. Vabbè. Forse è brutto tempo, che ne so. Boh. Siamo stati che a me partire mo, caro. Ma tu lo sai dove devo andare io? Non lo so. Dove devo andare quest'anno? Dove devo andare quest'anno? Io non lo so. Mario. Se non è giù. No, è il tuo curio. Albino, a gamba. Se non è giù. Noi andiamo. Noi partiamo, andiamo a Loreto, abbiamo detto. A Loreto. Nelle Marche. Ciao, Loreto, salutiamo Tonino. Direttore Tonino. Direttore, allora, già salutato prima volte, di partire, passiamo a prendere a Tonino, però, prima di partire. Quando andiamo a fare il tour dei santuari. Prima di partire andiamo a prendere Tonino, il nostro direttore, e poi dopo partiamo. Vabbè, è ben allora, andato. Ecco, in vino Veritas. Ma voi c'ho... c'è il giorno quarto o meno. Vi lascio, scusate il disturbo. No, anche Mario, ma te ne devi andare? No, sto qua. Ah, stai qua. E io ora vi presento il mio editore. Ecco, presentiamo. Oggi è un po' pensieroso. No, che adesso si ripiglia, guarda. Oggi è un po' pensieroso. Oh, vai giù. Secondo me è scioccato. C'ha tanti impegni, tanti pensieri. A cacciare questo, a cacciare che l'altro, c'è 1.000 euro là, c'è 2.000 là, c'è 3.000 là, c'è 4.000 là, c'è 5.000. Quando andiamo noi c'è 10.000 euro. Me lo presento, il mio editore Giovanni De Grazia. Detto. Vero, detto Rockefeller. Sì, è la verità. Hai capito, Giovanni? Anche i conti ti fa il vino. Sì, 10.000 buongiorno, euro. Buongiorno a tutti, buongiorno. Allora, tutta questa introduzione dopo al tuo questa personaggio. Mangiata di ruselle che vi siete fatti, di 23 minuti di cabaret di infatti, Albi. Infatti, perché non si chiama più Albino, si chiama Albi. Esatto. Va bene, iniziamo la nostra rassegna stampa, consueta rassegna stampa. Consueta. Allora, passiamo. Dove andiamo? Dove andiamo a parlare già? Andiamo alla politica locale? Esatto. Andiamo alla politica locale, andiamo nella pagina della Mesa, della Gazzetta del Sud, vediamo se la troviamo, dovrebbe essere qua, ecco, ci siamo. Allora, oggi praticamente che succede alla Mesa? Allora, ecco qua. Oggi parliamo di politica. Oggi la nuova squadra di Mascaro, oggi saranno conferite le deleghe agli assessori, Bevilacqua sarà vice sindaco. La giunta è al lavoro dal primo giorno dell'insediamento già, però oggi saranno date le deleghe, diciamo, no? Diciamo che praticamente si sta formando il governo dell'Ametino e praticamente si avviano già i lavori. C'è una nota di Nicolino Panedigrano che saluta positivamente le nomine fatte, persone stimate e professionisti. Sì. Questo è bello, dobbiamo dire. Ci auguriamo che sia fatto un buon lavoro per la nostra città e che si governi per 5 anni. Esatto. Questo è l'augurio che si fanno tutti i cittadini. Esattamente. Tu hai poi, a proposito, noi venerdì avremo cantieri e dovremo avere ospiti, presenteremo anche dalle noi. Dalle 15 alle non si sa quando, sì, credo perché, 17 questa sì, volta. Sì, perché presenteremo tutti gli assessori della città, ognuno della sua, sì. Perciò ci auguriamo che ci saranno tutti, anzi mettete in movimento per chiamarli oggi. Logicamente abbiamo prima il sindaco, poi il sindaco li chiamerà uno per uno, esatto, e ognuno della sua. Esatto, esattamente. Perciò. Allora c'è una notizia, questa notizia importante, sul traffico illecito di rifiuti speciali. E questa è una piaga importante che adesso sta vivendo la nostra città. Si tratta di traffico illecito di rifiuti speciali. Gli indagati fanno scena muta davanti ai giudici. Sì, sì. In tale di immondizia hanno contaminato le falde acquifere. Vandaferro dice chiede la bonifica immediata dei luoghi inquinati. Anche perché
Assunta Villella, colei la boss, diciamo così, colei che tra l'altro teneva rapporti anche con i politici per questa questione qui, nel 2015, dice un giornale, si era candidata al Consiglio Comunale ottenendo 45 voti. Ecco, quindi insomma è una piaga sicuramente. Vabbè, non è che ha preso grande, però già il fatto che fosse candidata al Consiglio Comunale, insomma, la dice lunga anche questo. Per cui adesso poi vediamo questa vicenda com'è che si svilupperà. Qua dice: il sistema criminale, secondo gli inquirenti, era diretto da Maurizio Bova e Angelo Romanelli. Perciò esatto. È una situazione molto grave di questi rifiuti speciali, molto, insomma, interrati nel circondario Lametino. Molto grave, molto grave. Andrebbero presi dei provvedimenti anche per il futuro. Sulla bonifica, appunto, è un discorso da approfondire sicuramente. E poi hashish e marijuana in casa, arrestato 41enne Lametino, droga in un borsello. Il giudice ha disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Sì, esatto. Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Questa è l'accusa, che è stato arrestato un 41enne incensurato nel corso un eventuale predisposto per prevenzione dei reati in genere, e in particolare dello spaccio di sostanze stupefacenti. Esatto, l'uomo ha consegnato proprio un borsello grigio con contenente hashish all'interno. Quindi ecco, vedi, questo è un argomento che non si ferma mai, Giovanni, va sempre avanti, prolifera. E non dovrebbe proliferare. Vediamo lì cosa hai ancora. Poi sulla statale di G3 resta ancora un pericolo, cancelliere di governo interverrà. Sarà istituito un tavolo tecnico per rendere più sicure le strade. Esatto. Questa è stata praticamente la visita fatta dal viceministro dei trasporti al ricordo dei ciclisti che morirono 9 anni fa alle Amese Terme. Ricordiamo i 9 ciclisti. Vero. Sì. Diciamo che questa statale 18 resta ancora un pericolo, se ne parla da una vita. A me queste parole che fanno questi politici che si presentano sul luogo del disastro, ne abbiamo viste e riviste su tutti i tacchere e tabaccheri a legno. Perciò vi converrebbe stare a casa dopo le tante delusioni di tutti i colori politici, sto parlando io, sì, sì, sì. Perché veramente non ne possiamo più. Le passerelle sui disastri, vi ricordate la signora che è morta con i bambini Stefani, furono fare promesse, venne la presidente della Camera. E ancora ogni disastro si presentano. E ancora siamo fermi, sì. Lì a quel punto non è stato fatto nulla, quindi. Sì, si presentano, questo muore dopo 10 anni viene, ma dopo 10 anni viene e prenderà provvedimenti, solo il cacchio, lo dico proprio in dialetto, perché sono stufa, e tabacchero, legno, banca in Napoli, 11 impegni. Sì, perché noi ci scordiamo di tutte le persone morte in questi 10 anni. Ma non è tanto, sì, questo bisogna sempre ricordarlo, però queste passerelle non stanno né in cielo, certo, né in terra, siamo stupidi queste passerelle. Per fare campagna elettorale, per farsi vedere, non servono a niente. Esatto, esatto. E tra l'altro, appunto, a Gizzeria, a proposito di strada, sono intervenuti i pompieri perché un'auto è finita in un canalone ed è stato ferito il conducente. La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Lametia Terme è intervenuta ieri mattina sulla strada provinciale 103 nel comune di Gizzeria per un incidente stradale. Una vettura, una Fiat Panda, che per causa in corso ancora di accertamento, perdeva il controllo finendo in un canale di raccolta delle acque meteoriche adiacente la sede stradale. Ecco, a bordo per fortuna c'era solo il conducente, dico per fortuna perché per il momento è ferito, ci dispiace, gli auguriamo di riprendersi, però era da solo in macchina. Ecco. Poi qua è finita, questa è nella pagina di Lamezia, andiamo qua. E se non hai nessun'altra notizia politica o stradale, passerei alla cultura. Vediamo un po'. Qua anche in prima pagina della Gazzetta, il viceministro Lamezia visita la stella dedicata alla strage dei ciclisti. Sì. Cancelliere, sì. Statale 18 da ammodernare. Lo sentiamo, ripeto, da una vita. Da una vita, da una sono vita. 10 anni. Da una vita anni. Che queste passerelle non stanno né in cielo né in terra, poi viene tutto abbandonato come tutte le cose che si fanno. Esatto. Io ormai credo poco alla politica, proprio zero.
Beh, diciamo che non siamo neanche stati incentivati a credere nella politica. Già il cittadino è facilmente condizionabile, no? Sotto alcuni punti di vista, quindi seguiamo un po' già la massa di nostro. Poi la politica, diciamo che in questi anni non ci ha aiutato, Giovanni, per cui è difficile adesso riacquistare fiducia. Questo lo sapevamo, lo sappiamo e i risultati infatti si vedono. Se forse iniziassero a fare qualcosa concretamente, magari a farci toccare con mano i lavori che fanno, può darsi che qualcosa si potrebbe... Ammodernamento della statale 18, e vogliamo parlare della 106? Anche la 106. La 106 è un cimitero, ogni 10 metri ci sono un fascio di fiori. Esatto. Anche cioè la 106, che si parla sempre di ammodernamento di quella strada che attraversa tutti quei paesini, da Sellia Marina, Ropane, insomma... Esatto. Borgicello, quelli sono un pericolo, ogni giorno incidente stradale, ogni volta si parla di ammodernamento, se ne parla, però non si fa mai niente. E vogliamo parlare della ferrovia che parte da Crotone, arriva a Lamezia o a Catanzaro, che sembra ancora nel frequesto, la ferrovia ionica che arriva fino a Reggio Calabria, insomma, parliamo di cose che hanno sempre promesso, sono arrivate, hanno parlato di progetti e poi alla fine non si fa mai niente. Ma speriamo che adesso con le regionali, Giovanni, qualcosa si smuova, ci crediamo poco. Ma adesso ci saranno appunto regionali, saremo chiamati a votare, quindi per l'ennesima volta dovremmo dare il nostro consenso, esprimere la nostra preferenza, quindi speriamo che queste cose ricordiamocene, no? Quando andiamo a votare. Vengono stipulati sempre quando c'è in prossimità di campagna elettorale, no? Ma questa è sempre una peculiarità della politica. Perciò... Da che mondo è mondo, la politica ha sempre fatto così, per cui è un tratto peculiare. Io parlo peculiare. Di tutti i colori politici, tutti. È un tratto proprio peculiare della politica. Nel momento in cui c'è un'elezione comunale, regionale, provinciale, qualsiasi tipo di elezione, subito arrivano lì dove c'è un difetto, lì dove c'è una carenza, si fanno vedere e in questo modo pensano di guadagnare il consenso cittadino, ma in realtà i cittadini, noi lo diciamo sempre, non sono stupidi, o almeno ce lo auguriamo, quindi non funziona così. Tu hai visto nelle ultime campagne elettorali che c'è stata, nell'ultima votazione delle Mezze Terme, la zona montana non ha votato, c'è stato l'assenteismo totale. Qualcuno lo attribuisce a maltempo, questo è vero, ma sì, molti sono scocciati perché sono state zone periferiche abbandonate durante tutto questo periodo. Esatto. Perciò sì, il maltempo, diciamo, c'è stato sia nella votazione del 10 novembre sia poi al ballottaggio, abbiamo avuto ancora il tempo più grave, però c'è da dire però che già il 10 novembre, Giovanni, non c'è andato quasi nessuno, esatto, a votare, le comunità montane non sono poi andate, la gente quindi... quando si sente abbandonata alla fine i risultati sono quelli che abbiamo visto. E sono quelli che abbiamo visto e sono quelli che vedremo poi. E allora andiamo adesso ad un discorso che è la diffusione del bilancio sociale. L'associazione professionale di dirigenti scolastici sulla nuova norma dice che entro dicembre 2019 tutte le scuole dovranno rendicontare il loro operato. E allora Disal Calabria ha tenuto presso l'istituto un convegno presso l'istituto comprensivo Ardito Don Bosco di Lamezia. C'è stato questo laboratorio appunto regionale di studi aperto a dirigenti scolastici in servizio e neovincitori di concorso, poi coordinatori didattici di scuole paritarie e docenti di staff sull'attuale tema della rendicontazione sociale. Quindi in applicazione della legge 107/2015, che ha reso triennale il piano dell'offerta formativa, entro dicembre tutte le scuole dovranno rendicontare il loro operato attraverso l'elaborazione e la diffusione del bilancio sociale. E poi ancora, Open Innovation si parla, un tour negli istituti superiori per valorizzare la creatività delle idee dei giovani calabresi. E questo è un bellissimo argomento perché chi la fa da padrona poi anche per il futuro sono i ragazzi, quindi se si formano delle buone coscienze, delle nuove coscienze adesso, poi nel futuro questo verrà sicuramente premiato, per cui si creano questa serie di tour per vedere appunto, per riconoscere e valorizzare le idee dei giovani che poi in un futuro potranno essere imprenditori, potranno essere professionisti, perché no? Poi a Maira c'è stato questa presentazione, romanzo moderno di Graziella Ferrise, le stelle salenti si chiama,
Le stelle salenti è narrata la storia di Alessia, una ragazza appena laureata in cerca di lavoro, alle prese con una bassa autostima, una famiglia difficile e un amore tossico che la fa soffrire. E questo è il libro di Graziella Ferrise. Beh, e allora abbiamo altro? No, non abbiamo altro per il momento. Abbiamo terminato questa, questo scorcio sulle notizie lametine e dei dintorni, e io sento già, caro Giovanni, una le note. Sì. Le note del nostro Albin che quel no, che non ormai, vede ormai il nome artistico è Albin, l'abbiamo ormai perso. Giovanni, questo secondo me rimarrà a Sanremo. Lo lasciamo. Bene, ci vediamo domani. A voi il nostro Albi. Grazie, che si esibirà in una canzone inedita. Quale? Puoi chiedergli quale farà? Guarda, oggi? È inedita. Io mi ricordo. È inedita. Albi è inedita. Io vado su Instagram intanto. È inedita. È inedita. Però da fatto battaglia sta canzone. Non è inedita. È una canzone che è stata ascoltata senza esitazione. L'anno che sono andate a Sanremo, meno un 100 volte che avevo stufato. No, ecco, okay, che sarebbe che bella mogliere. Ah no, con la stufata, perché ecco, qua ti stai sbagliando lui. No, perché venne Fortunato Curcio a Sanremo, Curcio, e per questa canzone è andato veramente fuoco. Dobbiamo dare merito a chi deve, chi se lo merita. In questo caso è Fortunato Curcio che venne a Sanremo con la canzone Oh che bella mogliere, se lo prese 105, Radio 105, tutte le mattine faceva le dirette dalla postazione di Sanremo, perciò ha avuto un grande quell'anno successo. È stato Che bella mogliere. Io mi auguro che lo stesso successo ce l'avrete. Quest'anno facciamo Oh che fatica. Ciao al popolo di Instagram, ci vediamo domani, ciao a tutti del Senti Television, seguite la programmazione, ciao a tutti, vai Alberto. Siamo quasi pronti. Che bella mogliere che tieno, che bella mogliere che tieno, che bella mogliere che tieno, oh che bella mogliere che tieno. Sa lavare e sa stirare, ururi e tu sa conciare, sa lavare e sa stirare, ururi e tu sa conciare, che bella mogliere che tieno, che bella mogliere che tieno. Che bella mogliere di Dio, oh che bella mogliere di Dio. Sa crescere pure cini, insieme alle galline, sa crescere pure cini, insieme alle galline, uè. Che bella mogliere di Dio, che bella mogliere di Dio, che bella mogliere di Dio, oh che bella mogliere di Dio. Sa lavare e sa stirare, ururi e tu sa conciare, sa lavare e sa stirare, ururi e tu sa conciare. Che bella mogliere di Dio, che bella mogliere di Dio, che bella mogliere di Dio, oh che bella mogliere di Dio. Non si spagna manchi il porco e sa ammazzare puro porco, non si spagna manchi il porco e sa ammazzare puro porco. Che bella mogliere di Dio, che bella mogliere di Dio, che bella mogliere di Dio, oh che bella mogliere di Dio. Ci piace lavorare, pur un sciopero sappare, ci piace lavorare, pur un sciopero sappare, che bella mogliere di Dio, che bella mogliere di Dio. Che bella mogliere che tieno, oh che bella mogliere che tieno. Sa suonare un mandolino, ci piace puro vino, sa suonare un mandolino, ci piace puro vino. Che bella mogliere che tieno, che bella mogliere che tieno, che bella mogliere che tieno, oh che bella mogliere che tieno. Che bella mogliere di Dio, che bella mogliere di Dio, che bella mogliere di Dio. Bravo.
ecco, abbiamo fatto che bella mogliere, dove? Cioè, e questa l'abbiamo dedicata a Michele Curcio e a Fortunato Curcio. E a tutte le mogli. E a tutte le mogli. Va bene? Io vi saluto. Saluto a Domenico, saluto a Pasquale, saluto alla mia grande amica, bellissima Maria Chiara, e il nostro editore, e poi, e il nostro direttore pure, a Tonino, e la signora Giovanna. E siamo sempre qui ai Dicantini Pugliesi, vi raccomando, quest'anno è un vino speciale, venite, venite, che veramente è buono, va bene? E ci vediamo sempre di duolo domani mattina, ciao ciao a tutti, buona giornata.